quando la vita ti offre dei limoni, questa si fa la limonata. Adoro la limonata, adoro la limonata. Piace a tutti la limonata. Vecchio mio, noi diventeremo i magnati delle bibite analcoliche. Soci? Soci, soci. Assicurarci che siano maturi. Perfetti. Si proceda con la spremitura. Alle limonate e te capo del settore vendite diventeremo ricchi. Ah, siamo all'ora di punta. Vai e metti all'opera le tue arti da venditore. Ehi là, salve viandanti! Una limonata per dissetarvi? Un minuto di sospensione, Leo. Facciamoci un drink. Questa limonata è stata preparata dal grande chef delle limonate Timon. Lui! Non vanno affatto e io te lo proverò. Mi autonomino capo del settore vendite. No, Timon, sono io il venditore capo. Non più, caro mio. Ti ho retrocesso al rango di ragazzo delle polizie. Niente di personale, Pumba. Qui si tratta di affari. Beh, se è così che la metti, Timon, vorrà dire che mi farò le mie limonate da solo. Molto bene. La società è sciolta. Nella nostra occasione, cioè la mia occasione.
No, la mia! Buon pomeriggio, straniero! Mi dica, le interesserebbe per caso un bel bicchierone di limonata fresca? Oh, sì, 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 ah, sì. Ah, è molto meglio, si fidi, buon uomo. Io uso soltanto i limoni più freschi e succosi. Se compra la mia limonata, si renderà conto che io ho i migliori limoni dell'unico albero di limoni. No, non mi interessa, la berrei anche se fosse piena di Barbie. Ragazzo, sei capitato nel posto giusto. La mia ha dei vermi migliori, grassi e succosi. E al chiosco di limonate prendi e porta via di Pumba. Se lei compra ora la mia limonata avrà questo vasetto contenitore trasparente, conosciuto anche come bicchiere, gratis. Ma qui, squiglia, in confronto all'offerta promozionale del chiosco di limonate di Timon, e insieme alla spremuta lei riceverà l'etichetta adesiva Strada e Vinci, che farà di lei subito un fortunato vincitore. Non è possibile, guardi, lei ha vinto niente un po' di meno che una manciata di sabbia. Sono giorni e giorni che mi trascina in mezzo alla sabbia. Quello che voglio adesso è qualcosa da bere. Mio gentile amico, scegli la mia limonata e ti porti a casa la scorta di un anno di cera per l'auto. Riassumendo, la limonata, il bicchiere, la cera per l'auto, e ti ci metto dentro anche i vermi e i cubetti di ghiaccio. Che cosa ne dici, affare fatto? Cera per la macchina, sei diventato matto. Neanche ce l'hai la macchina. Io invece ti vado a offrire qualcosa di utile sempre e comunque. Compra la mia limonata e avrai in omaggio l'intero Oceano Pacifico, è chiaro. E in più, io ti farò da cameriere per 2 anni, che ne dici? Io invece te lo farò per 3 anni. 4! Ok, come non detto, torno da dove sono venuto. Meglio essere divorato dagli avvoltoi che fare affari con voi, stupidissimi esseri. Ma dico io, guardate, mi sto strisciando in mezzo al deserto. Un chiosco di limonate sarebbe già più di quello che avrei potuto sperare. Ma 2! Insomma, perché ce ne dovevano essere 2? Perché 2? Perché non mi rispondete? Perché? L'unico modo sicuro per riuscire a vendere è eliminare la concorrenza. Servono ancora di sorta. Un omaggio per il mio concorrente. Caspita, Timon, è veramente molto gentile da parte tua. Ehi, è una calamita. Risposta esatta. La tua...
La tua generosità è davvero commovente, Timon. Accetta questo piccolo segno della mia gratitudine. Gratitudine. Non dovevi disturbarti. Non era il caso. Ascolta, Pumba, sono... Insomma, sì, lo sai, sono... Spiacente, vuoi dire? Ah, non fa niente, Timon. Anch'io, sai, mi sono lasciato trasportare in fondo. Bene, sai che dire, abbiamo imparato la lezione, vecchio mio. Mettiamoci una pietra sopra. Sì! E questo significa più limonata agli insetti vari per noi. Al mio migliore amico, Pumba. Siamo di nuovo soci, Timon? Sicuro. Ci vuole un po' di zucchero. Forse avremmo dovuto assaggiarla prima. Svegliare, se non ti sbrighiamo ad arrivare al buffet del grande tronco, non troveremo più neanche una zampa rinsecchita di scarafaggio. Timon, sei tu? Dove sei? Vicino. Timon, è davvero incredibile. Ho avuto una visione, ho visto chiaramente il mio destino. Il tuo destino? Tu non puoi avere un destino. Bisogna possedere una licenza, riempire un modulo e aspettare 4-6 settimane. Timon, voglio dire che l'ho visto tutto in sogno. Sono destinato ad essere uno dei partecipanti dei prossimi giochi della giungla. Tu parteciperai ai giochi della giungla? Intenzionalmente? Tu ti metterai in competizione con animali che hanno grazia e portamento? Beh, qual è il problema? Mi tengo fisicamente in forma. Ah, sì, certo, in forma di palle. E adesso che vuoi fare? Da qui all'albero, Timon, prendi tempo. Ehi, non male. Dovresti arrivare per la prossima settimana. Deprimente, ho visto dei ghiacciai muoversi più velocemente. Non ero calma abbastanza. Prendimi il tempo, da qui a quella roccia laggiù. Senti, perché non lasci perdere? Insomma, guarda, corro più forte io. Nessuno, devo dartene atto, amico! Non sincronizzato, grandioso. Sei così versatile, stravincerai ovunque, Pumba. Esattamente, hai dominato.
È una faccenda faticosa, è come, lavorare non ha niente a che vedere con l'Hakuna Matata. Oh sì, invece, Timon, noi atleti siamo ambasciatori della fratellanza fra i popoli. Se questo non è Hakuna Matata, allora non so cosa sia. Ehi, campione, non è stupendo stare a grattarsi la pancia con gli altri atleti, di la verità, si rese ridicolo prima ancora della partenza. Hai acciaccato nessuna parte vitale, vecchio mio? Soltanto il mio orgoglio! Ma non ho intenzione di arrendermi! Sento ancora il mio destino che mi sta chiamando! Sarebbe meglio che il tuo destino chiamasse un dottore. Prossima gara, il lancio della noce di cocco! Ecco, ce l'ho fatta! Ho sollevato la noce di cocco! Ora devo solo metterla da qualche parte! Finirai per screporarti le zanne là in mezzo, ti toglieranno l'assicurazione infortuni se continui così. Finiamola con questa storia. La 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 la, non ti sto a sentire. Chiudiamo questa parentesi, ti compro una larva candida. Che cosa ne dici, ti prego? Timon, io devo farlo, capisci? Sia che vinca, sia che non vinca. Se non altro sono atterrato a un pelo dalle sabbie mobili. Signore e signori, il fatto in alto dei cavalli. Quello che vale
se non vuoi che prenda colle quello che vali, se non vuoi che prenda a calcio il tuo lardoso di dietro. Stai dicendo sul serio, Timon? Certo che sì, hai un di dietro che è enorme. Sì, scendiamo in pista. Dai così, Bruno. Era solo un'idea.